Per contrastare l'imminente segregazione sanitaria, è sufficiente agire sul piano giuridico o è necessario farlo su altri piani? E il piano giuridico ovviamente è un piano abbastanza limitato, nel senso che non è sufficiente perché ovviamente si espone a tutto quell'ambito interpretativo che ovviamente può anche deludere molto coloro che presenteranno delle denunce per incostituzionalità, per altre forme di mancata osservanza di principi fondamentali, diritti umani e altri principi che sono stati stabiliti dalle convenzioni internazionali. Quindi non è un piano su cui si può condurre una lotta efficace, ma occorrerebbe agire su più piani. Il primo, quello più importante, credo che sia un piano culturale che dovrebbe suscitare la mobilitazione, se non della maggior parte delle persone, ma comunque di un gran numero di persone che sono sensibili al fatto che attraverso queste forme di limitazione del diritto di cittadinanza, perché così di fatto avviene nel momento in cui si trova una legittimazione alla restrizione, ad esempio, delle possibilità che ha qualsiasi persona per muoversi, andare in un locale pubblico o anche semplicemente per svolgere appieno la sua attività. Ci sono persone, non dimentichiamolo, che attualmente si trovano già a non poter più lavorare perché non si sono sottoposte al trattamento sanitario che prevede la somministrazione di questi farmaci di ultima generazione a mRNA. E quindi è evidente che il piano su cui bisogna condurre un'azione efficace è il piano culturale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le persone, i cittadini, soprattutto dell'Unione Europea, devono fare appello a quelle che sono le loro energie più profonde, che attingono anche alla loro storia, alla loro formazione. Ad esempio, credo che sia particolarmente importante non trascurare un aspetto fondamentale della nostra cultura, della nostra civiltà, e cioè alcune trasformazioni che si sono avute nel corso del tempo sono state possibili solo grazie ad un cambiamento culturale importante, profondo, sia in un senso sia in un altro. La rivoluzione francese, prendiamo il caso, visto che oggi si parla molto della Francia e della volontà da parte del presidente francese di introdurre delle fortissime limitazioni, di introdurre il lasciapassare che consente poi alle persone di poter usufruire appieno di tutti i loro diritti. Allora, che cosa è avvenuto in Francia e come è stata possibile, ad esempio, la rivoluzione francese? Non perché semplicemente un piccolo gruppo di persone abbia dato l'assalto alla Bastiglia o comunque al Palazzo del Potere, ma perché si era avuto in Francia nel secolo precedente, quindi in generazioni di francesi, l'abitudine a pensare ad altre forme alternative rispetto a quella dominante di organizzazione sociale. Ovviamente questo era partito da piccoli gruppi, da quelli che venivano chiamati appunto gli illuministi, per espandersi sempre di più. Era partita ovviamente da alcune grandi città, a cominciare da Parigi. Questo è ovvio, cioè i cambiamenti hanno sempre, come diceva Dante, no? Una grande fiamma comincia a partire da una piccola scintilla. E ci sono state queste piccole scintille che in Francia hanno poi innescato un vero e proprio incendio che ha portato a un cambiamento culturale sulla base del quale è stata poi possibile la rivoluzione francese. Ma questo avviene sempre.
Cioè, solo se c'è un cambiamento culturale importante vi è poi la possibilità di un cambiamento anche politico importante. Noi oggi ci troviamo sicuramente in una situazione che possiamo definire come un bivio tra la possibile creazione di uno spazio imperiale in cui vige una legge che restringe sempre di più le possibilità di muoversi delle persone e invece l'opportunità di costruire un'altra forma di associazione e di raggruppamento dei popoli su una base completamente differente. Quindi abbiamo da un lato quella che viene definita con un termine in un certo senso neutro, che è la globalizzazione, che altro non è che un processo di strutturazione di uno Stato sovranazionale che ha bisogno, proprio perché sovranazionale, ha bisogno di una legge che unifichi tutti gli stati e li sottometta ad un gruppo di potere apicale che si pone al vertice e che detta le leggi a tutto il resto dell'impero, un po' sul modello dei tanti imperi che nella storia si sono succeduti e che ovviamente non possono essere di carattere, come si suole dire, democratico. Quindi anche nel momento in cui si affermano ideali democratici, questi ideali sono sostanzialmente validi solo su un piano nominalistico, ma non su un piano reale ed effettivo dei diritti. E dall'altro lato c'è la possibilità di creare un diverso modo di stare insieme, cioè di valorizzazione dei popoli, delle nazioni, dei gruppi etnici che vivono in Europa e che hanno ancora, sebbene a livello residuale, un patrimonio culturale importantissimo, che non deve essere affatto cancellato, ma che deve essere invece posto al centro dell'azione politica. Quindi noi ci troviamo in questo bivio. Le persone dovrebbero avere la capacità di riuscire a comprendere se è necessario percorrere la via che istituirà di fatto di qui a poco un impero in cui le possibilità di espressione saranno sempre più limitate fino a essere completamente azzerate, come sta avvenendo in questo periodo, oppure uno spazio di incontro tra i popoli e di valorizzazione delle culture, cosa questa che ovviamente presuppone un diverso e completamente nuovo concetto di Stato e di confederazione. È qui che si gioca tutta quanta la partita tra chi vorrà ancora parlare di democrazia e quanti, e oggi sono sempre di più, accettano con inquietante normalità, serenità, potremmo dire, la forte limitazione ai diritti delle persone sulla base di un principio che è quello della difesa della salute, che sempre di più oggi è impiegato come strumento per un'azione politica sempre più repressiva.